Benvenuti al primo appuntamento di questa serie, dove con l'aiuto di un mio giro sul simulatore Assetto Corsa vi spiegherò il tracciato del prossimo weekend di Formula 1. Ogni volta userò una vettura diversa. Per questo primo appuntamento col GP d'Austria non potevo che non iniziare con la Ferrari. Quindi, dopo questa piccola introduzione, iniziamo il giro. Con il DRS aperto iniziamo a percorrere i 4318 metri di questo tracciato. Arriviamo alla prima staccata. Si frena dopo il cartello dei 100 metri a circa 70. Si passa da ottava a quarta marcia per affrontare curva 1 ad una velocità minima di circa 160 km/h. Arriviamo alla staccata di curva 2, la curva più lenta di tutto il tracciato. Si frena a circa 100 metri e si passa in seconda marcia. Qui è molto importante la trazione in uscita, quindi bisogna stare molto attenti al sovrasterzo. Si apre il DRS e si raggiunge la velocità più elevata di tutto il tracciato, di circa 320 km/h. Si stacca dopo poche 100 metri, in terza marcia si affronta una curva, secondo me molto difficile, verso destra, dove non bisogna avvicinarsi troppo al cordo all'interno per avere una migliore trazione in uscita. Ora si entra nell'ultimo settore. Se prima era importante il motore, ora ci sono delle curve veloci dove conta tantissima aerodinamica. Si scala ancora una marcia alleggerendo il gas per affrontare curva 6 e 7, dove bisogna sfruttare tutto il cordolo in uscita. Si arriva alle ultime due curve del tracciato. Qui, la curva più veloce del circuito, verso destra. Si alza il gas senza frenare e si scala una marcia. Si scala in quinta marcia e bisogna stare attenti in uscita a non usare troppo il cordolo. Si apre il DRS e si taglia il traguardo. Ora il giro è finito. Spero che il giro vi sia piaciuto. Ci vediamo tra una settimana per il GP di Gran Bretagna.